Potenziare le corse dei mezzi pubblici, soprattutto lungo le direttrici delle stazioni della metropolitana verso il centro, dare informazioni in tempo reale sul traffico e la disponibilità di posti nei parcheggi. Tutto questo per evitare gli ingorghi degli scorsi anni e limitare i disagi per i residenti. Non sarà chiuso il centro della città, è impossibile per diversi motivi creare un'ampia area pedonale a disposizione dei visitatori. Il Comune di Salerno sta predisponendo una serie di servizi ed iniziative. Nel frattempo ha chiesto un sostegno alla Camera di Commercio. Luci d'artista illuminerà Salerno dal primo fine settimana di novembre. Pacchetti sono già offerti attraverso i tour operator. In molte strutture ricettive della città si registra il tutto esaurito per i weekend di dicembre ed il ponte di Capodanno. I primi risultati ci dicono che abbiamo già picchi di sold out, quindi prenotazioni importanti nei nostri alberghi, ad esempio Capodanno, che si è consolidato tra Natale e Capodanno come periodo più significativo. Già abbiamo difficoltà a trovare camere di albergo disponibili. Nello stesso tempo questa operatività sarà confermata anche alla fiera più importante del turismo B2B, che sarà celebrata a Rimini a metà ottobre, dove il Comune di Salerno ancora una volta, per promuovere al meglio Luci d'Artista e i last minute legati a Luci d'Artista, promuoverà ovviamente con un proprio stand istituzionale accompagnato dai tour operator della città di Salerno la nuova edizione di questo evento e poi la programmazione del Teatro Verdi e tutta la stagione legata al 2015. Fibrillazioni si registrano anche da parte dei commercianti della zona orientale di Salerno che pensano di essere penalizzati rispetto a questo evento. Ecco, ci saranno degli accorgimenti. È evidente che con onestà intellettuale dobbiamo dire che chiunque viene inevitabilmente, ma come avviene quando noi andiamo in altre destinazioni, si orienta verso il centro e quindi dobbiamo tentare di fare tutto quello che è possibile fare, e ci stiamo anche inventando in collaborazione con il collega Cascone qualche opportunità all'uscita delle stazioni della metropolitana, della zona orientale, di poter promuovere le installazioni e quindi di indurre la discesa anche in quelle zone, nella zona orientale, da parte dei turisti e dei visitatori che verranno. Quindi siamo impegnati, vediamo tutto quello che possiamo fare, ma ripeto, in un'ottica di grande collaborazione.